sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria, nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con il nostro appuntamento oggi speciale, con la rubrica Santi e Caffè. Speciale perché oggi è il venerdì santo. Siamo entrati ieri nel triduo pasquale e stiamo vivendo, i giorni più santi della settimana santa e di tutto l'anno liturgico. Veramente il nostro cuore deve rimanere con Maria ai piedi della croce, a contemplare l'infinito amore che il Signore ha avuto per tutti noi. E soprattutto oggi, venerdì santo, è il giorno in cui particolarmente prendiamo consapevolezza di quanto siamo peccatori, peccatori. Questo è, credo, l'aspetto che è sfuggito in una teologia entusiastica. Ho saputo poco fa che il cantante, non mi ricordo il nome purtroppo perché non sono un esperto, che ha vinto Sanremo con Mahmood, è stato invitato il lunedì santo a tenere un concerto in Piazza San Pietro per i giovani. Poi Bergoglio si lamenta che i seminari siano vuoti, non ci siano più vocazioni. Questo cantante, ripeto, non mi ricordo il nome, è un cantante che nelle immagini e poi anche nei contenuti delle sue canzoni non è certamente propugnatore dei valori cristiani, anzi, tutt'altro, il vescovo di Sanremo che si caratterizza, si distingue per interventi coraggiosi, ha già denunziato questa deriva e ha detto che non serve a niente questo invito rivolto a un cantante che porta avanti i disvalori. Ecco, è una chiesa, quella cattolica, che si è smarrita del tutto. Avesse il coraggio di riconoscerlo, avesse il coraggio di riconoscerlo. Una teologia falsa, modernista, che ha eliminato il concetto del peccato originale riducendolo a roba mitica, mitologica, l'uomo nuovo, questo concetto anche del quale non abbiamo tante volte parlato e che è presente nei documenti del Concilio Vaticano II, nell'antropologia. Ecco, grazie, si chiama Blanco il cantante. Sarà a Piazza San Pietro, il lunedì dell'Angelo con Papa Francesco e i giovani, per una giornata, così di gioia. Ma cosa c'entra il cantante Blanco? Perché il cantante Blanco? È questa chiesa che strizza l'occhio al mondo e si è perduta. È una chiesa che si è perduta del tutto, si è smarrita. E oggi, che è il Venerdì Santo, bisognerebbe veramente che si avesse il coraggio di riconoscerlo. Ma comunque noi prendiamo coscienza di questo, siamo peccatori. Ieri l'incontro in Toscana, come avete potuto vedere, è stato semplicemente, uso solo un termine, sorprendente. Ad un certo momento è sembrato che quel salone diventasse una basilica. Questo sa fare lo Spirito Santo per tutti noi del piccolo resto. Chi era presente lo sa. È sembrato che quella struttura che ci ospitava in un certo momento fosse divenuta una basilica romana, dove abbiamo veramente assistito a momenti di grazia. Ringrazio tutta l'equipe che mi collabora perché la liturgia è andata veramente molto molto bene, con un raccoglimento che, se possibile, ha superato quello di tutti gli altri posti. Grazie dunque a tutti i fedeli della Toscana. C'è stato un battesimo, quello di Agnese, tre prime comunioni e poi veramente è stato un momento di grande raccoglimento durante le 3 ore e mezzo circa di preghiera che ha caratterizzato questo incontro in Toscana. Quando io avevo deciso dove fare il triduo, avevo pensato proprio che era giusto premiare il piccolo resto toscano per le prove che avevano appena orora attraversate, e perché è un piccolo resto, quello toscano, che si è sempre caratterizzato anch'esso per grande fede, per grande devozione. Ieri ne hanno dato prova. Veramente le comunioni, poi, come ho detto nelle altre trasmissioni del piccolo resto, in questo tour che è le comunioni, quanta gente ha fatto la comunione, è venuto fuori un criterio. Lo dicevo ieri a messa nell'omelia, il carattere di, lo ricordino tutti, di irreversibilità del piccolo resto cattolico. Non si torna indietro, non ci sono ripensamenti, non abbiamo sbagliato strada, siamo sulla strada giusta e la presenza di moltissime persone nuove, entusiaste e piene di zelo dimostra che siamo sulla strada giusta. Grazie Toscana, grazie di questa testimonianza, piccolo resto toscano, in particolare un grazie alla
referente regionale, la gentilissima e sempre disponibile Caroline. Oggi si va a Roma, la città eterna, la città del trono occupato. Leggete, se volete aver tempo di farlo oggi, la lettera che il giornalista Andrea Cionci indirizza a Monsignor Viganò. Con una pazienza certosina, ci congratuliamo con lui in diretta. L'ho fatto personalmente, ma voglio farlo anche in diretta, con una pazienza certosina, veramente che io non mi riconosco. Cionci ha ricostruito il dossier, ha rifondato tutti i passaggi del codice Ratzinger per argomentare a Monsignor Carlo Maria Viganò, che ha fatto quella dichiarazione importantissima circa la possibilità concreta che il conclave del 2013 sia stato invalido e perciò tutti gli atti di Bergoglio sono invalidi, bisognerebbe fare un reset come non c'è mai stato nella Chiesa Cattolica. Che se ne parli, è merito anche nostro, non mio, nostro. Mi capite, figlioli cari? Quindi ora questo è più che mai il momento di combattere e di combattere con le armi che Dio ci dà, della preghiera e della fede, che Monsignor Viganò fino a qualche tempo fa era impensabile. Ad Aldo Maria Valli, che lo ospita, dica nel blog di Aldo Maria Valli, andatelo a leggere, dica che probabilmente il conclave del 2013 è invalido e se è invalido Bergoglio non è il Papa e se non è il Papa tutti gli atti di questi 9 anni e passa sono invalidi. Figlioli cari, è merito nostro, che sia chiaro, se non avessimo tenuto accesa noi quel lumicino, quella fiammella piccola piccola e tenue, mentre i venti della menzogna, della mendacità pontificia e avanzavano, noi oggi assisteremmo allo sfacelo totale perché avremmo un falso papa che tutti invece riconoscono come papa. Il merito che abbiamo dinanzi alla storia è, secondo me, noi del piccolo resto, come vi dicevo dall'inizio, semplicemente incalcolabile, incalcolabile. Chissà, Monsignor Viganò, come reagirà a questa lettera. Vorrei tanto sperare, prego per quello e vi chiedo di unirvi alla mia preghiera, che non disattenda questa lettera di Monsignor di Andrea Cionci, che tra l'altro cade a pochi giorni dalla Pasqua. Che sia Pasqua veramente per tutti, cioè che sia Pasqua per la Chiesa, e sarà Pasqua quando si riconoscerà che Bergoglio non è il Papa, che non esiste un Papa Francesco, non è mai esistito, e che il Papa regnante è Benedetto XVI. Ci congratuliamo dunque con Andrea Cionci. E questi giorni si stanno rivelando giorni di grazia, anche i numeri hanno la loro importanza. Non c'è nel mondo un piccolo resto cattolico come in Italia, perché è da 4-5 anni che Don Minutella rompe la testa a tutti. Ecco, se io potessi trovarmi in America Latina, in Francia, in Spagna, in Germania, con i tempi che ho avuto in Italia, state certi che sarebbero i numeri pari, se non superiori, a quelli che abbiamo in Italia. Ieri in Toscana abbiamo registrato un record, 250 presenze con più di 160 comunioni, insomma sono anzi di più, mi diceva un tale che le ha contate, mi pare che ne abbia contate circa 175, insomma sono numeri che premiano, sono numeri che ci incoraggiano ad andare avanti in un cammino che è irreversibile, che non riguarda più soltanto il piccolo resto, ma coinvolge ormai, come vediamo, il vissuto stesso della Chiesa. E mentre Bergoglio, la falsa Chiesa bizzarra è ridicola, invita a Blanco per i giovani lunedì prossimo a Piazza San Pietro. Finalmente nella Chiesa si torna a parlare della possibilità che Bergoglio non sia il Papa. Certo, lo fa Viganò, ma Viganò, vi ricordo, è un vescovo di Chiesa Cattolica, e se si chiarisce questo aspetto qui è anche merito del piccolo resto cattolico. Come vi dicevo, allora, dopo l'esperienza assolutamente sorprendente, questo è l'aggettivo che vorrei adoperare, vissuta ieri in Toscana, ripeto, esperienza sorprendente che ha ribadito il carattere di irreversibilità del piccolo resto. Oggi ci trasferiamo a Roma, saremo a Roma oggi alle 16:30 e potete ancora iscrivervi se volete venire. Qualcuno ha chiesto: ma se io vengo il venerdì santo poi posso venire domenica? Un altro: ma se io vengo il venerdì posso venire anche agli altri, posso fare tutti e tre gli incontri? Ma certo, siamo all'aperto, dunque c'è spazio per tutti. Oggi gli appuntamenti sono oggi alle 16:30 con la liturgia suggestiva dell'adorazione della croce,
Poi ci sarà il primo giorno insieme, lo facciamo pubblicamente perché voglio dare grande risalto a quello, il primo giorno della novena della Divina Misericordia. Gesù stesso ha insegnato a Santa Faustina Kowalska le intenzioni di preghiera di questa straordinaria novena che si concluderà poi il sabato prima della Domenica in Albis. Quindi oggi la iniziamo tutti insieme e poi ci sarà la Via Crucis. E questo oggi a partire dalle 16:30. Domani è il sabato santo, la veglia in genere si fa di sera. Io l'ho sempre fatta di sera, cercando di ritardare l'orario quanto più possibile per dare proprio il carattere di veglia. Tuttavia siamo in emergenza, siamo in tempi di persecuzione e siccome siamo all'aperto e siamo pressappoco nella zona dei castelli romani, potete immaginare che anche se le giornate a quanto pare saranno comunque belle, proprio per questo è anche peggio, nel senso che poi quando va via il sole, cala il gelo e non si può pensare di domandare alle persone anziane, ai bambini, alle persone fragili, deboli, di stare sotto un tendone dove da tutte le parti poi il gelo raggiunge la pelle e raggiunge i nostri corpi. Pertanto, dopo averci pregato, ho pensato che la veglia pasquale sabato l'anticipiamo alle ore 18. Ci sta benissimo perché in questo modo noi mostriamo proprio di essere in un tempo di persecuzione, di crisi profonda. In questo modo anche anticipiamo la controveglia bergogliana. E infine, domenica di Pasqua ci sarà la Santa Messa Solenne, sempre nello stesso posto, alle ore 10:30. Sono in grado di comunicare poi una cosa importante a riguardo della conclusione del tour. Avevo pensato di andare subito in Sardegna, il lunedì dell'Angelo, come si chiama, di Pasquetta, e rinviare poi la Calabria e Messina, dove c'è un gruppo nutrito. La Sicilia orientale ha ormai una sua identità, perché vi ricordo che la Sicilia è immensa, che è diversa da qualcosa di diverso dalla Sicilia occidentale. Ma i prezzi delle navi per la Sardegna, dalla Toscana o dalla Lazio, sono proibitivi. Sono tutte piene le navi, come potete immaginare, perché ci sono i giorni di festa. E allora sono stato costretto a prendere una decisione diversa ed è la seguente: in Sardegna andrò in uno dei weekend del mese di maggio. Invece il tour che sto portando avanti si concluderà martedì, sono già stati informati i referenti, stanno già passando voce. Martedì 19 sarò in Calabria alla Lamezia Terme e mercoledì 20 l'ultima tappa a Messina. Ecco. Quindi queste sono le ultime due tappe di questo tour. Martedì prossimo in Calabria, alla Lamezia Terme. Mi raccomando, cari amici calabresi, siate un po' meno pigri, è sempre la realtà meno numerosa in Italia. Ora, i piccoli sono più graditi al Signore, però cercate di darvi una mossa, mi raccomando, perché si passa da numeri come 200, 180, 150, poi vai lì e sono 30, 40, non va più bene così, mi raccomando, amici calabresi, Ecco, e comunque sia, anche 10 persone, non importa, verrò lo stesso. E poi, come vi ho detto, mercoledì 20, l'ultima tappa a Messina. A Messina però sarà anticipata di mezz'ora la preghiera, l'incontro sarà anticipato di mezz'ora, esattamente alle ore 16 a Messina, non alle 16:30. Ebbene, allora oggi è il Venerdì Santo, giorno si dice aliturgico, nel senso che non c'è la messa. E questo è un aspetto che va sottolineato, cioè è l'unico giorno dell'anno in cui non si celebra la Santa Messa. Non si celebra non perché non lo si vuole, non si ha tempo, perché sapete che i preti non hanno l'obbligo di celebrare la messa ogni giorno, ma la domenica sì. Ci sono preti che non celebrano ogni giorno. Molti preti di questi modernisti che poi tolgono l'abito, non celebrano ogni giorno, non pregano il rosario, non hanno devozione alla Madonna, poi si perdono per strada, si perdono per strada. Io dico che la messa quotidiana per un prete soprattutto dovrebbe essere un'esigenza. Qualche tempo fa Benedetto XVI era intervenuto sulla faccenda della messa privata, cioè se il prete, come quello lì, mi pare ricordo che sia stato in Liguria o in Toscana, adesso non mi ricordo, abbia deciso di chiudere la chiesa perché non aveva più fedeli. Intanto doveva domandarsi perché non avesse più fedeli.
Ma questo non lo fanno. Bergoglio nei giorni scorsi è intervenuto sulla crisi drastica delle vocazioni, dicendo: ah, ma allora non possiamo accogliere chi che sia, ma si domandino perché i seminari sono vuoti, si domandino se non è un segno che Dio non benedice quell'opera. L'hanno distrutta quella di padre i francescani dell'Immacolata, padre Stefano Manelli, l'hanno distrutta quell'opera, era quella con le maggiori vocazioni, e invece ora vanno a cercare chissà dove le vocazioni, va bene? Allora, questo dovrebbe essere un'esigenza del prete, la messa quotidiana, ma anche dei fedeli, perché è un dono grande quando non si può più fare a meno della messa, anche se in questi tempi di prova la si segue su Radio Domina per non contaminarsi con l'eresia bergogliana, della falsa chiesa bergogliana, e si fa la comunione spirituale, non cambia moltissimo, Gesù guarda il cuore. Però il Venerdì Santo è l'unico giorno dell'anno in cui non c'è la messa, per cui è chiamato giorno aliturgico, cioè è il giorno in cui la Chiesa piange il Cristo sposo che muore. Ieri sera avrete visto che l'altare è stato svestito, spogliato, sono stati tolti tutto quello che c'era all'altare, le candele, i fiori e soprattutto alla fine le tovaglie. Ecco, l'altare viene lasciato spoglio. Perché? Perché appunto la Chiesa piange il Cristo morto, che è lo sposo. Oggi la Chiesa è vedova, oggi la Chiesa è in lutto, oggi la Chiesa è nel dolore, oggi la Chiesa è ecclesia plores, cioè Chiesa che piange lo sposo che muore. Ecco, ed è un giorno questo del Venerdì Santo di digiuno, obbligatorio, nel senso che due sono i giorni nei quali la Chiesa impone, tranne che non ci siano patologie che lo impediscano ovviamente, ma lì comunque si possono fare rinunce, e due sono i giorni di digiuno obbligatorio, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo come oggi. Allora digiuno significa fare un solo pasto, oppure fare pane e acqua, oppure fare delle rinunce che mostrino che prendiamo sul serio questa giornata di preghiera. E tutti, mi raccomando, so che ci sono molti che ci seguono su Radio Domina che sono al lavoro, tutti alle ore 15 ci si ferma, si fa il segno di croce, perché è il momento in cui Gesù spira, è il momento in cui Gesù muore sulla croce, e quindi è un giorno da trascorrere nella preghiera, nella contemplazione della passione di Cristo, e come vi ho detto anche è un giorno nel quale meditare sul fatto che siamo peccatori, non per arrivare a approdare alla disperazione, allo scoraggiamento, ma alla gratitudine al Signore, no? Signore, ti ringrazio, io sono peccatore e tu muori in croce per me. Questo è quello che dobbiamo avere presente, siamo peccatori. Oggi chiediamo al Signore questo, anche alla Madonna addolorata, che a partire da oggi assume sempre più un ruolo preponderante, e soprattutto lo avrà quando Gesù muore in croce, a partire dalle 15 di oggi e fino alla veglia pasquale è tutto tempo mariano, come io scrivo nel mio libro Li amò sino alla fine. Sono lieto che molti stiano decidendo di prendere insieme i libri della trilogia, ve li ricordo solo per fare apostolato della buona stampa. Ecco, Li amò sino alla fine, una meditazione sulla passione di Cristo, si è fatto carne sul Natale e risorto sulla Pasqua. E dunque sono testi che ho scritto in direzione antimodernista per combattere tutte quelle tesi moderniste che fanno della croce un incidente di percorso, che negano il concepimento virginale di Maria, che interpretano la risurrezione solo come metafora. Sono tutte incursioni neomoderniste inficiate anche di arianesimo e luteranesimo che vanno combattute, e va difesa l'integrità della fede. Questo io lo sento come un mio particolare compito, e nel mio libro Li amò sino alla fine, quello sulla passione, dedico l'ultimo capitolo proprio alla corredentrice, perché la Madonna addolorata non è solo la mamma che piange il figlio che muore, ma è colei che come nuova Eva partecipa all'opera della redenzione. E oggi pomeriggio inizia la novena di Gesù misericordioso, una novena che vi raccomando di avere a cuore, perché è molto importante rispondere a quello che Gesù chiede. Gesù ha chiesto di fare questa novena, si inizia oggi,
sarà molto importante che lo facciamo tutti insieme oggi a Roma. E contestualmente c'è la cosiddetta azione liturgica della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Anzitutto vorrei dire, oggi viene proclamata la quarta narrazione della passione di Cristo. E così si completa il quadro, perché Domenica delle Palme c'è stata la Passione secondo Matteo, Martedì Santo secondo Marco, Mercoledì Santo secondo Luca, oggi il Venerdì Santo è il racconto più teologico della Passione di Cristo, con dei dettagli comunque assolutamente rilevanti, che è il racconto della Passione secondo l'Evangelista Giovanni. C'è poi l'adorazione della croce, si adora Gesù proprio per ringraziarlo. Verrà il momento in cui potrete accostarvi al momento opportuno a baciare le piaghe di Gesù. Ecco, allora io in particolare oggi dal mio libro Li amò sino alla fine vorrei offrirvi come, diciamo, come dire, come meditazione, quello che scrivo sugli ultimi momenti della vita di Gesù. A pagina 302 il capitolo si intitola Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Scrivo, e la madre colpisce sempre questa assenza pressoché totale di Maria nei racconti evangelici della Passione. Cioè della Madonna si parla quasi niente nella Passione di Cristo. Maria è ai piedi della croce, ce lo dice Giovanni, per sostenere il figlio morente. Caterina Emmerich, voi sapete che cito molto i mistici, quelli accreditati ovviamente, non altri, coinvolge nel dolore della madre quello di Maria Maddalena e dice che ella si graffia con le unghie il viso fino a sanguinare. Quando ho letto la prima volta questa cosa qui l'ho trovata eccessiva, ma se uno pensa che stava morendo Gesù in quel modo lì, allora che Maria Valtorta si graffi il viso fino al sangue non lo trovo così, e che Maria Maddalena si graffi il viso non lo trovo così sorprendente. Infatti scrivo, se una discepola alla vista di Gesù che muore in quel modo si graffia il volto, cosa sarà passato nel cuore della madre? Quali intime pene avrà vissuto? E a partire dall'amore che la madre ha per questo figlio che si può provare a sondarne il dolore. San Francesco di Sales parla del Calvario come del colle degli amanti. Come scrive Sant'Agostino, amor est quasi junctura quaedam duo copulans, cioè l'amore è come un legame che tiene uniti l'amante e l'amato. Pensiamo ora a questo legame, pensiamo a questa iuntura, come la chiama Sant'Agostino, a questo laccio che tiene insieme il figlio e la madre nell'ora solenne della morte di Gesù. Sono a pagina 302 del mio libro, Li amò sino alla fine. Ella sta rivivendo per questa iuntura nel proprio corpo, e questo è, se avessimo tempo lo potremmo approfondire. La Madonna ha sofferto fisicamente nelle apparizioni di Amsterdam, la signora di tutti i popoli, dice di avere vissuto, infatti ha le stimmate nelle mani la Madonna, dalla quale escono raggi, di avere vissuto tutti i momenti della passione di Cristo fino alla fine. Ella sta rivivendo dunque nel proprio corpo ogni passaggio dal Getsemani al Calvario, passando per la flagellazione. Ella rivive ora anche la morte. La iuntura, cioè questo legame, permette a Maria di rivivere realmente ciò che Gesù soffre. È un legame, appunto, iuntura, che salda i cuori e gli animi. Lo possiamo vivere anche tra di noi umani, questo, quando ci innamoriamo di una persona, noi viviamo per quella persona. Se quella persona è gioiosa, questo vive, lo sperimento soprattutto le donne più che gli uomini. Ma insomma, chi ama, ama, uomo, donna. Ma se la persona che amo è felice, anch'io sarò felice. Se la persona che amo è triste, anch'io sarò triste. Se la persona che amo soffre, anch'io soffrirò la iuntura. Gesù e Maria, nonostante tutto, appaiono indivisibili durante la passione. L'amore li tiene uniti. I sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca,
tacciono del tutto circa la presenza di Maria, la madre, durante la passione. Questo mi ha sempre sorpreso e sono sempre rimasto un po' male di questo io oggi che è venerdì santo, vorrei dirlo. Stamattina meditavo sull'inno Stabat Mater e un po' ho pianto. Oggi pomeriggio lo riprenderò. Stabat Mater. Non si è più ripresa la Madonna da quella cosa lì. Anche noi sperimentiamo cosa significhi quando perdiamo una persona cara, quanto più l'abbiamo amata, tanto più quella parte di noi va via. Conosco persone che continuano a vivere dignitosamente, ma che sono già morte dentro. Non si è più ripresa la Madonna, vedeva morire in quel modo il suo amato figlio. Deve essere stata una pena. Come possiamo entrare dentro a quel dolore immenso di Maria? A quel dolore sconfinato della Madonna. Come mai gli evangelisti Marco, Matteo e Luca non dedicano neanche una parola a questo? Stupisce soprattutto Luca. Luca è l'evangelista mariano che ha raccontato l'Annunciazione, la Visitazione, il Magnificat e poi anche la Pentecoste, facendo di Maria ogni volta di fatto una coprotagonista del Vangelo. E ora invece nella Passione Luca anche lui tace del tutto su Maria. La ragione che la tradizione adduce, che io trovo, diciamo, trovo che sia plausibile, è che lei stessa, la madre, ha chiesto e ottenuto da Luca, quando ha scritto della Passione, che si concentrasse unicamente su Gesù. L'unico accenno allora nei Vangeli decisivo lo troviamo in Giovanni. Egli decide di dedicare una sezione alla presenza della madre ai piedi della croce. Vano provare a dimostrare quale suggestione ha prodotto questo brano nel corso dei secoli. Leggiamolo. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Dice San Bernardo: queste parole devono essere entrate come una spada nel cuore della madre. D'ora innanzi, al posto di Gesù, Giovanni, al posto del figlio, il discepolo, al posto del maestro, l'apostolo, dice San Bernardo. Deve essere stata una spada lancinante sentirsi dire: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Andiamo più sotto. Il discepolo e la madre, cioè Giovanni, sono visti da Gesù che è in croce. Ciò fa supporre che essi fossero abbastanza vicini alla croce stessa, probabilmente ai piedi, perché dimostro in altre pagine di questo libro che Gesù non ci vedeva bene. Dalla croce non ci vedeva bene perché aveva gli occhi annebbiati dal dolore, anzitutto. Il dolore annebbia la vista. Non ci vedeva bene perché pioveva a dirotto e la pioggia si mescolava al sangue che scendeva giù e a tutta la polvere che Gesù aveva preso addosso. Quindi aveva la vista annebbiata. Solo che però Giovanni e Maria sono lì vicini, allora riesce a vederli. Se è vero, come abbiamo già scritto, che la croce veniva elevata non più di 1 metro da terra, non è che fosse altissima la croce, appena 1 metro. Come mai si dice che Gesù vede la madre? Evidentemente c'è un riferimento alla difficoltà visiva del Signore, come vi sto dicendo, cagionata dal raggrumo di sangue e dalla sempre più drammatica disidratazione. È un vedere allora col cuore, uno scorgere con le residue forze dell'anima. Ecco, c'è il momento in cui Gesù muore e andiamo a leggerlo. E pensiamo a quello che Gesù ha vissuto negli ultimi istanti della sua vita. E vediamo se lo trovo. Eccolo qui. Di che cosa è morto Gesù? Pagina 317. Di che cosa è morto Gesù? Oggi lo adoriamo sulla croce e pensiamo al momento in cui alle ore 15 spira sulla croce. Di che cosa è morto Gesù? Le risposte sono molteplici e si possono sintetizzare intorno a due campi interpretativi, quello fisiologico, cioè fisicamente che cosa ha prodotto la morte di Gesù. Si
cioè se è morto di asfissia, come dicono tanti, o di infarto. Queste sono le due possibili ragioni fisiche della morte di Gesù. Ma c'è anche però un'interpretazione mistica per cui Gesù è morto a causa dei peccatori ostinati, vedendo che per tanti quel sacrificio sarebbe stato inutile, Gesù non ce l'ha fatta ed è espirato. Procediamo con ordine. Esaminiamo anzitutto la causa fisiologica. Raymond Brown ritiene legittimo interrogarsi, siamo a pagina 317 del mio libro Gli amosi non la fine, interrogarsi sul fattore organico fisico che ha determinato la morte di Gesù. Ovviamente la narrazione evangelica non offre alcun spunto diretto, si può solo procedere per criteri deduttivi. Dobbiamo anzitutto ricordare che Gesù giunge sul Calvario già del tutto fisicamente provato. È un fatto che abbiamo sottolineato più volte. Lo stress cui viene sottoposto è del tutto singolare. Qualunque altro uomo sarebbe anzitempo perito. L'angoscia mortale del Getsemani, l'eccessiva perdita di sangue, dovuta soprattutto alla flagellazione, i ripetuti maltrattamenti e le continue violazioni che spingono i soldati, prima del Sinedrio e poi del Pretorio, a infierire su di lui, sul suo corpo. E poi ancora la coronazione di spine e l'ardua, seppur breve, ascesa al Calvario, infine la crocifissione, hanno finito con lo sfinire Gesù. È indicativo lo stupore di Pilato, infatti, quando gli viene reso noto che Gesù è già morto, dice Marco capitolo 15, verso 44, si meravigliò che fosse già morto. Le 3 ore in croce in realtà sono già motivo di stupore. Vi erano sufficienti ragioni per ritenere che Gesù, appena crocifisso, potesse di fatto già spirare per come vi era giunto. Che egli muoia alle 3, mentre i 2 ladroni restano ancora vivi. È una conferma dello stato di prostrazione fisica col quale egli giunge al Calvario. Sappiamo dalla stessa narrazione evangelica che i soldati applicarono i 2 ladroni, dal momento che erano ancora vivi, il cosiddetto crucifragium, cioè la rottura delle gambe, mentre Gesù venne trafitto dalla lancia per appunto constatarne il decesso. La questione circa la causa fisiologica della morte di Gesù. Allora, che cosa ha prodotto la morte? Per tutta la stagione patristica e medievale veniva considerato come un fatto che la morte di Gesù fosse da interpretare unicamente come evento teologico. Non si è mai voluto, per rispetto, sondare la ragione fisica. È una faccenda solo recente, del tempo moderno, interessarsi di ciò, attraverso anche la sindone, che può avere procurato la morte a Gesù. Brown riporta come prima datazione di un lavoro scientifico circa la morte di Gesù quella del 1805 ad opera di un tale Gruner. Il primo esito fu quello del professor Strude, che nel 1847 ha dimostrato che Gesù è morto per infarto, cioè gli si è crepato il cuore gli si è spezzato, è morto perché il cuore di Gesù, quel cuore che tanto ci ha amato, quel cuore per il quale dobbiamo avere sempre, io ce l'ho e dove vedo il cuore di Gesù, me lo vorrei portare appresso ormai anche nei viaggi missionari, mi dà forza, non so a voi, oggi vorrei piangere più volte, ma il Venerdì Santo viene spontaneo, il cuore di Gesù a me mi dà forza, figliolica, io lo guardo e d'un tratto quando sono debole, angosciato, triste, preoccupato, desolato, subito trovo forza. Guardare il cuore di Gesù. Ecco, secondo questi studi, primi studi, Gesù sarebbe morto di infarto. Gesù muore, tutto sommato, riprende la tradizione mistica, cioè il fatto che Gesù sarebbe morto perché non ha retto al dolore dell'ingratitudine degli uomini. Quanti oggi amano Gesù? Oggi che è il Venerdì Santo. Tra i cattolici italiani, quanti sono quelli che lo adorano, che gli dicono grazie Gesù, che lo amano, che lo consolano? Possiamo tra l'altro qui suggerire, scrivo a pagina 318, in modo timido, che forse quando chiede di bere, vi ricordate, ho sete, dice Gesù, ho sete, oggi pomeriggio mediteremo su questo, ho sete, e gli viene offerta la bevanda mescolata col fiele, egli avrà sentito un duro colpo al cuore. Qui viene sì da piangere, guardate.
Qui sì che viene da piangere. Gesù dice: ho sete. E anziché dargli l'acqua, gli danno l'aceto. E forse, scrivo nel mio libro, una mia ipotesi, lui va lì come una pecorella che attinge un po' d'acqua perché proprio non ce la fa a non bere e spera che sia un ultimo atto dei giudei, degli ebrei nei suoi confronti, un ultimo atto di, come dire, di misericordia. E invece Gesù va per bere, assaggia e c'è l'aceto. Non c'è l'acqua che lui aveva chiesto, c'è l'aceto. Allora io penso che egli, Gesù, avrà sentito un duro colpo al cuore. Quell'aceto più che sulle labbra gli sarà andato al cuore. Un ultimo assalto di odio, di scherno, di rabbia, che ora, prostrandolo moralmente, gli spegne il cuore. Alcuni studiosi hanno lentamente abbandonato la tesi dell'infarto per sposare quella invece del soffocamento. L'agonia mentale non può condurre alla rottura cardiaca, soprattutto in un soggetto che ha un buon cuore. È più probabile, allora, secondo questi studiosi, che Gesù sia morto per asfissia, sia soffocato. Il nome più celebre di questa tesi è quella del professor Barbè, che nel 1950 ha portato avanti degli studi basandosi sulla sacra sindone. Altri fattori concomitanti possono essere stati la disidratazione e la disfunzione decongestionante. Gesù, cioè, ha perso troppo sangue. Dunque anche l'ipotesi della febbre tetanica è plausibile e la febbre tetanica può produrre asfissia. Ancora altri studiosi sostengono che la vera causa della morte va cercata nella flagellazione. È esattamente quello che anch'io ritengo possa essere plausibile, cioè la flagellazione ha verosimilmente prodotto ampie emorragie nella cosiddetta cavità pleurica, cioè tra i polmoni e le costole, e questa cavità pleurica si sarà lentamente riempita di sangue e di acqua, e infine sulla croce ha raggiunto l'esofago, per cui Gesù non è più riuscito a respirare bene, e piano piano, immaginate lo strazio della Madonna, boccheggiando, ansimando, cercando di trovare ossigeno da qualche parte, Gesù si è lasciato andare ed è morto. Si è anche parlato di shock ipovolemico, causato dalla diminuzione acuta della massa sanguigna circolante e dunque dell'emorragia di sangue. Un'emorragia avrebbe prodotto la morte di Gesù. Oggi la causa fisiologica della morte di Gesù è ritenuta pressoché unanime, cioè lo shock, e questa è la conclusione a cui arrivano oggi gli scienziati che hanno indagato la morte fisica di Gesù, per disidratazione e perdita di sangue. L'inarrestabile emorragia dopo la flagellazione, Gesù era pieno di ferite e questo sangue usciva da tutte le parti, deve avere comportato uno squilibrio dei valori d'insieme. Che Gesù poco prima di spirare chieda di bere, cosa che sorprende, non ha chiesto nulla a Gesù per sé durante la nulla, però poco prima di morire, non sappiamo quanto, possiamo tenere veramente pochi minuti prima di morire, dica: ho sete, e lo fa come un bambino, proprio come un agnello. Non è solo adempimento delle profezie, cioè, come vedremo Giovanni 19:28, ma conferma che la causa della morte possa essere stata la disidratazione cronica cui era ormai pervenuto. Ecco, vorrei concludere con quello che ho scritto, infine, sempre nel mio libro che vi raccomando di avere, una ricostruzione dettagliata della passione di Cristo senza le eresie moderniste. Il momento in cui Gesù sta per morire, era l'ultima cosa che volevo leggervi, e vediamo se lo trovo, però, e si avvicina la madre. Vediamo se riesco a trovarvelo perché non ho avuto il tempo di prepararlo, forse no. Vediamo un po', abbiate pazienza un momentino. Del resto, se si fa un momento di silenzio non è neanche male. Eccolo qui, volevo leggervi il momento in cui Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E con questo concludiamo.
Sul grido di Gesù abbiamo l'attestazione di Marco. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'Evangelista Marco registra non solo il grido di Gesù, ma anche l'immediata reazione dei presenti che dallo scherno ora passano con ogni evidenza al turbamento. I presenti di fronte a questo grido inaspettato di Gesù si turbano. Matteo ricalca ancora una volta in maniera precisa quanto scrive Marco. Luca invece segue un'altra direzione. Il grido del morente in Luca non corrisponde a Marco e Matteo, ma è quello della consegna di sé al Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Non c'è traccia di questo né in Marco né in Matteo. Resta in comune il grido che Gesù emette prima di spirare, mentre scompare del tutto la reazione dei presenti. Complessivamente, quindi, c'è questo grido di Gesù sulla croce. Che cosa significa? Che cosa realmente è accaduto? Come si può provare a dare un quadro d'insieme? Che cosa è significato questo fatto che Gesù, prima di spirare, quando sente che appunto il cuore gli si sta spegnendo, oppure che sta morendo per soffocamento a causa della cavità, che si riempie di sangue, perché grida? È un atto finale di disperazione, rabbia? Di delusione amara? Oppure un atto di fede urlato a tutti i presenti del suo morire in un totale abbandono al Padre? Ricordiamo che Gesù è stato appeso alla croce intorno a mezzogiorno o al più mezzogiorno e mezzo, è più probabile mezzogiorno e mezzo. Di solito i condannati rimanevano a lungo agonizzanti. E bisognava intervenire spezzando loro le gambe perché morissero soffocati, come informa Giovanni a riguardo dei due ladroni. Invece Gesù resiste fino in fondo. Ora però, dopo circa 3 ore di agonia sulla croce, non ha più forze, sente venir meno il cuore, insomma, avverte che la fine è prossima. Non dubitiamo sul fatto che egli, consapevole di una missione che giunge al termine, è in grado di prendere in mano la propria morte e di gestirla. Cioè, non si lascia dominare dalla morte Gesù, ma lui è il Messia, lui è il figlio di Dio, è uomo, ma è Dio fatto carne, allora è il momento in cui deve dominare lui la morte, offrendo ancora una volta, un'ultima volta, un segno, un'indicazione, un messaggio. Dunque Gesù grida fortemente. È come se stesse facendo un proclama finale. Non è mancato tra gli studiosi chi abbia interpretato le parole di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato, come il chiaro indizio di un Gesù che muore deluso nell'aspettativa messianica. Ecco, vi ho detto che i miei libri sono scritti in direzione antimodernista. Quello che i liberal modernisti sostengono, da Walter Kasper a Ravasi, da Enzo Bianchi a Bergoglio e così via, che Gesù muoia, siccome non è Dio, da ingenuo, e quindi, siccome si aspettava anche in croce che Dio intervenisse, sta morendo, si accorge che Dio non interviene e muore dunque come se fosse abbandonato. Questa è una tesi dell'esegesi liberale, che ritiene l'urlo il segno inequivocabile di un crollo finale del Nazareno. Gesù avrebbe atteso in croce l'intervento di Dio, ora che muore, quindi urla la propria amara delusione. È proprio così che bisogna intendere le parole di Gesù? In realtà, questo indirizzo è già in partenza viziato, perché l'esame del Salmo 21, che Gesù prega in croce, termina con un atto di lode e di gratitudine gioiosa a Dio, cioè Gesù sta pregando il Salmo 21 che si conclude così, guardate, io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, siamo noi la discendenza di Cristo, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno ecco l'opera del Signore. Dunque non c'è affatto una, diciamo, amara constatazione della morte, ma una lettura del tutto automessianica, potremmo dire, Gesù applica a sé il Salmo 21. Questo si vede molto bene nel film di Zeffirelli, dove uno dei capi del Tempio, quello claudicante col bastone in mano, rimane scioccato e guarda. E Zeffirelli fa un primo piano e il tale dice: ancora adesso che è sulla croce, prega.
Questo deve avere turbato tremendamente, perché i condannati a morte bestemmiavano, urlavano, morivano con gli occhi strabazzati, con le dita provavano a strapparsi il cuore, perché il dolore della croce era immenso. Invece Gesù prega, concludiamo. Gesù deve essersi come rizzato in avanti, nonostante i chiodi, ed aver alzato gli occhi in alto, nel buio profondo che avvolgeva ogni cosa. Vi ricordo che Luca parla di eclissi di sole. Mentre si odono soltanto i pianti delle discepole, Gesù si impone con questo urlo che suona come risposta finale alle molteplici provocazioni dei presenti. E dunque, quest'urlo solenne di Gesù è soltanto una conferma della sua consapevolezza messianica. Bene, miei cari, vi rimando per le meditazioni al mio libro Li amò sino alla fine, dove trovate tutti i dettagli nello specifico. Oggi è Venerdì Santo, trascorriamo questa giornata ai piedi della croce insieme con Maria, Madre di Gesù. Su tutti voi invoco la santa benedizione del Signore. Ricordo gli appuntamenti oggi alle 16:30 a Roma. A dire il vero, ai Castelli Romani, chiamate il referente regionale, trovate il numero. Si è attivato un servizio navetta solo per le persone che non hanno possibilità, in quanto anziane o ammalate, impedite di poter venire da se stesse. Quindi chi vuole venire sfruttando il servizio navetta, chiami il referente regionale che risponderà a tutte le domande. Domani, sabato santo, alle 18 la veglia pasquale, domenica di Pasqua la messa solenne alle 10:30. C'è ancora spazio per iscriversi. Mi raccomando, romani, non deludete le aspettative. E poi martedì prossimo, 19 aprile, sarò a Lamezia Terme per il piccolo Resto Calabrese e concluderò questo tour iniziato in Brasile, a Messina, da San Paolo del Brasile a Messina, giorno 20 alle ore 16. Vi ricordo, se possibile, di sostenerci, perché le spese sono ingenti e stiamo andando un po' giù. Io confido però sempre, finora, grazie a Dio, non è mai mancato nulla nella vostra sensibilità e nell'aiuto della provvidenza. Non vi benedico, perché questo è un giorno liturgico e perché la messa ieri, avrete notato, quelli che avete partecipato, si è conclusa senza la benedizione, senza lite missa est, perché è come se fossimo ancora tutti insieme in preghiera. E ieri sera ho detto che sembrava che ci fossero lì a Firenze, a Empoli, dove eravamo, non solo il piccolo resto toscano, ma il piccolo resto di tutta Italia e del mondo. Credo che anche questo sarà possibile oggi, domani e dopodomani. Tutti insieme adoriamo e baciamo le piaghe di Gesù, facendo echeggiare in noi, più che all'orecchio, al cuore, quelle parole del profeta Isaia: dalle sue piaghe siamo stati guariti.